il primo giorno degli asini, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una bocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? E gli dimostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta. Là preparate per noi». I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Quelli che vengono per la prima volta non lo sanno. Noi normalmente non scegliamo mai il Vangelo che ci accompagna, ce lo facciamo sempre donare dal Signore. Normalmente il Vangelo è il giorno, o comunque quello del giorno dopo, soprattutto se si fa di sabato. Siamo ormai alla vigilia del Corpus Domini, quindi la parola che il Signore ci dona oggi. E poi è bello perché è sempre una sfida sta cosa, no? Perché uno dice: vabbè, per l'evangelizzazione è meglio che la scegliamo noi, almeno troviamo un testo appropriato, no? Perché almeno è più appropriato. E invece poi ogni volta non ci sta testo più appropriato di quello che il Signore ci consegna. Io ogni volta sono stupito da questa cosa, perché è veramente bello, cioè. E questa parola oggi ci sono stato sopra, l'ho pregata, cioè, ho scoperto delle cose proprio belle che sono proprio per noi, per voi in particolare, ma per noi, perché anch'io questa notte evangelizzo con voi, per cui è un po' per noi. È il Vangelo di domani, cioè, diciamo di questa sera, perché siamo già ai primi vesperi. Sapete che è il Corpus Domini domani, no? Cioè, figuriamoci, non c'è mai capitato, mi sa, di evangelizzare la vigilia del Corpus Domini. Pentecoste sì, Corpus Domini mai, qui è un inedito, diremmo noi. Allora, qua sentite che cosa dice questo testo, no? Questo è un testo che si legge anche la Domenica delle Palme, quando si commemora l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, no? Prima, quando si fa la benedizione alle palme e si parte in processione, no? Si parla di questa preparazione. E qua c'è Gesù che deve mangiare la Pasqua. Ma la Pasqua è una cosa che si mangia. Come mai la Pasqua si mangia? Perché si mangia la Pasqua? Sapete cos'è? La Pasqua non è solo la festa.
Pesach in ebraico indica la festa di Pasqua, cioè come passaggio del Mar Rosso, ma la Pasqua è anche l'agnello, è l'agnello che si immolava, si chiamava Pasqua, per cui mangiare la Pasqua è mangiare l'agnello. Gesù deve mangiare st'agnello, perché qua proprio si dice chiaro, no? Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? E Gesù deve mangiare st'agnello. Perché? Mangiare quell'agnello, Gesù deve mangiare quell'agnello perché lui mangiando quell'agnello diventa quell'agnello, perché lui è l'agnello. Lui si deve immolare, lui deve dare la vita, lui deve prendersi il peccato del mondo. Lui deve, perché lui è il vero agnello, per cui qua si tratta di preparare un luogo in cui lui possa mangiare la Pasqua, cioè dove lui possa continuare ad immolarsi per noi. E lui chiede questa cosa ai discepoli, la chiede a noi, ci chiede di preparargli le condizioni perché lui possa rinnovare quel sacrificio, perché lui quel sacrificio lo deve compiere. Però se non prepariamo le condizioni, questo sacrificio non può raggiungere le persone. Cioè lui si può immolare, cioè può dare la vita per noi e quindi può perdonarci tutti i peccati, lo può fare, ma se non c'è qualcuno che prepara, questa cosa non ha effetto, capite che roba? Cioè qua c'è una responsabilità enorme che noi abbiamo, noi siamo quelli che preparano la Pasqua. Noi siamo quelli che preparano le condizioni perché Gesù, quel sacrificio d'amore, possa avere efficacia nelle persone. Non so se mi spiego. Tra l'altro, poi è chiaro, cioè qua, tutte le volte che noi evangelizziamo, noi prepariamo la Pasqua. Cioè noi siamo quelli che rendono possibile questa Pasqua. È pazzesca sta cosa, no? Questo verbo mi piace tanto perché preparare è sempre qualcosa che rimanda a un atto d'amore, no? Tu prepari le cose a cui tieni. Quando tu inviti una persona importante, prepari tutto, prepari la stanza, prepari il posto dove verrà, prepari l'ambiente, ti prepari tu, cioè è tutta una serie di cose preparate, ok? E allora noi siamo quelli che devono preparare questo incontro. E stasera questo accadrà, cioè Gesù di nuovo darà la vita per tante persone che incontrerete, però noi dobbiamo preparare questo incontro. Come avviene questa preparazione? Gesù ci dà delle istruzioni molto chiare. Dice, allora mandò due dei suoi discepoli. La prima cosa, ne manda due, come al solito. Non ci manda mai da soli. Questa preparazione si fa insieme. E lui manda sempre a due, ormai lo sappiamo che è così, no? E dice loro, andate in città, cioè voi ditemi se non è un mandato di evangelizzazione sta roba, andate in città. Evidentemente se Gesù dice di andare in città, si presume che stia fuori dalla città, perché se no non avrebbe detto andate in città. E infatti noi siamo quelli che stanno fuori dalla città. Perché noi siamo stati pescati, noi siamo stati tolti dal mondo. Gesù dice, voi non siete del mondo, ma vi mando nel mondo. Per cui noi siamo quelli che stanno fuori della città perché stiamo con lui. Noi non siamo inquinati dal mondo. Però Gesù, appunto perché siamo fuori della città, ci manda in città. Ti manda in città, ti manda in mezzo a quella melma da cui sei stato tratto, perché è lì che lui deve arrivare per rinnovare il suo sacrificio, la sua Pasqua, e ha bisogno di te per fare questo. Quindi andate in città. Noi non siamo quelli che evangelizzano rimanendo fuori la città, ma entrandoci. E questa notte sarà così, perché voi questa notte sarete gettati proprio nel cuore della città, cioè qua, nel cuore della festa, di una delle feste più grandi di Pescara.
dove ci incontrerete gente di ogni genere, tipo, forma, dimensione, colore, taglio dei capelli, taglio dei piercing, cioè cose di ogni genere. Ma sentite questa, andate in città e vi verrà incontro un uomo con una bocca d'acqua. Ma chi è costui? Cioè ogni tanto sti pleonasmi sono proprio strani, cioè, ma mo, che me ne frega a me? Chi è quest'uomo con una bocca d'acqua? Cioè, poteva dire, verrà incontro un uomo e vindicherà la strada. No, viverà un uomo con una bocca d'acqua. Mo era tanto importante dire che questo c'ha la bocca d'acqua in mano? Ma chi me ne frega a me? Voi sapete che io ce l'ho con i pleonasmi. Quando ci sono queste cose inutili nel testo, è lì un messaggio importante e forte. E chi sarà mai quest'uomo con una bocca d'acqua? Normalmente sono le donne che portano le bocche. Qua non è una donna, è un uomo. E c'è una bocca d'acqua. Poteva essere una bocca di vino, poteva essere non so che cosa. No, una bocca d'acqua. E dice, seguitelo, perché lui vi porta dove io devo andare. Chi è? A voi che... Proviamo a interagire. Secondo voi chi è? Che rappresenta questo, questa bocca in mano? Di acqua. È l'uomo che porta l'acqua, in greco bastazon, che rimanda a un altro verbo greco molto vicino e assonante. Chi è che porta l'acqua in mano? Chi battezza? È quello che porta il battesimo. Chi sono quelli che portavano al battesimo? Gli evangelizzatori. Erano quelli che prendevano i neofiti e li portavano al battesimo. Chi è quest'uomo con la bocca d'acqua? Siamo noi, Siamo noi quelli che conducono le persone alla vita nuova, al battesimo. Perché siamo noi che sappiamo dove sta sta stanza, al piano superiore. Tanto che questo qua va seguito perché lui sa dove è questa stanza. Noi siamo quelli che abitano quella stanza e siamo quelli che vanno seguiti fino a questa stanza. Noi siamo quelli con l'acqua in mano, siamo quelli che sono chiamati a battezzare Gesù. Che cosa dirà alla fine del Vangelo di Matteo? Era proprio il brano di domenica scorsa. Andate e fate discepoli tutte le genti battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio. Noi siamo quelli che sono inviati a battezzare, ad immergere nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è il nostro mandato, questa è la nostra missione. Immergere nel nome del Padre, cioè annunciare un Dio che è papà e ti ci immergo dentro. Cioè non è che io soltanto ti parlo di Lui, io ti ci butto dentro, ti ci immergo, ti ci faccio schiatarla dentro. Cioè battezzare significa immergere, significa creare un rapporto con lui immersivo. È un rapporto immersivo, non è una roba banale. Allora questo tale che battezza è proprio costui. Infatti i due discepoli devono seguirlo. Perché devono seguirlo? Perché devono fare esattamente quello che fa lui. Seguitelo, dice. Noi siamo questo. E là dove entrerà, dite al padrone di casa, il maestro dice, dov'è la mia stanza, perché io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Ma qua non è più lui da solo che deve mangiare sta Pasqua. Qua pare che si sia ampliata la cosa. Adesso addirittura lui deve mangiare la Pasqua con i discepoli. Ma la cosa interessante è sta domanda. Cioè noi siamo mandati da Gesù a preparare sta stanza con una sola domanda. Dov'è la mia stanza? Gesù cerca sta stanza. Gesù ha un'inquietudine fortissima. Lui ha bisogno di una stanza dove potersi donare, dove poter immolarsi, dove poter perpetuare quel sacrificio, dove poter esprimere in pienezza quell'amore crocifisso. Ci vuole una stanza. Una stanza significa un posto, un luogo fisico. Lui la chiama la sua stanza, le appartiene, è una cosa proprio che è sua, dove io possa
mangiare la Pasqua con i miei discepoli, cioè siamo sempre lì, mangiare la Pasqua significa rinnovare quel sacrificio, no? Egli mi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta. Allora che tema preparare? Se è pronta, perché allora è da preparare? Interessante sta cosa, no? È una stanza al piano superiore, è staccata dalla terra, sta in alto. Non è un luogo fisico questo, eh. Questo è un luogo interiore, spirituale. È il luogo dove Gesù si rende presente, è dove si dona, è dove si unisce a noi. Questo luogo è il luogo in cui si mangia con Lui. Ma che cosa si mangia con Lui? Un agnello? Cosa si mangia con Lui? In questo luogo cosa si mangia con Lui? Rispondete. Lui. Corpo di Lui. E allora questo è un luogo nuziale. È un luogo in cui tu diventi uno con Lui. Questa stanza superiore è il luogo dell'incontro. È il luogo in cui Lui diventa una carne sola con te, ma in cui quelli che contatti in strada diventano una carne sola con Lui. Ma attenzione, perché in questa stanza superiore dice il testo che mentre mangiavano prese il pane e pronunziate la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Questa stanza superiore è il luogo in cui tu diventi Gesù, per cui chi è il suo corpo? Se tu ti unisci a Lui in questa stanza nuziale e diventi Lui, chi è il suo corpo? Noi. Questa stanza nuziale è il luogo in cui Gesù dice: prendete, questo è il mio corpo. Voi stasera uscirete. Chi vi incontrerà? Gesù attraverso voi dirà: prendimi, perché questo sono io. Tu sei il suo corpo, voi siete il suo corpo. Insieme siamo il suo corpo. La stanza in cui avviene l'incontro siete voi, perché voi siete il suo corpo. Voi siete la stanza al piano superiore, perché voi l'avete incontrato. Voi vi unite a Lui eucaristicamente, perché accadrà prima dell'evangelizzazione. Voi prima dell'evangelizzazione vivrete questa unione totale con Lui. Lo mangerete, per cui chi diventate? Diventate Lui, per cui voi uscite, chi siete? Tu ti rendi conto che sei Cristo, siete Cristo stanotte. Per cui tutti quelli a cui andrete, voi sarete la stanza nuziale, voi siete la stanza piano superiore. Voi due insieme che andrete per strada, quelli che staranno in chiesa, la chiesa stessa, e tutto quello che voi esprimerete è il luogo dell'incontro, è la stanza superiore, in cui Lui dice: questo è il mio corpo. Prendete. Questa cosa. Cioè, tu sei il luogo in cui Gesù dice: questo è il mio corpo. E questo è il mio corpo. Cioè, tu sei. Mi sto spiegando, no? Può sembrare banale, ma è grossa sta cosa. Perché lo sto ripetendo in maniera petulante? Perché tu ti devi rendere conto di che cosa sei stanotte. Cioè, tu non sei solo un semplice messaggero di una frase fatta. No, voi siete la stanza al piano superiore. Perché questa stanza al piano superiore è il nostro cuore, è il luogo dell'incontro, è il luogo in cui noi ci uniamo a Lui. Per cui tu diventi il luogo in cui gli altri, quelli che contatterai, si uniranno a Lui. Dentro questa stanza Gesù dice: questo è il mio corpo, prendete. Cioè, da dentro di te, attraverso il tuo sguardo, attraverso il tuo parlare, attraverso il tuo accogliere in chiesa, attraverso ogni minima cosa che fai. Per cui tutto quello che noi stiamo facendo oggi, che cos'è? È preparare questo. Noi stiamo preparando questo. E ogni volta che noi ci inventiamo qualcosa, che celebriamo, che preghiamo,
è preparare questo, è preparare la Pasqua, cioè è allestire la stanza che siamo noi insieme. Perché qua il punto non è la Chiesa, non è apparecchiare sta roba. Questo sì è importante, però qui ciò che rende possibile l'incontro è la nostra carne, siamo noi. Noi siamo la stanza dentro la quale lo sposo Gesù si unisce alla sua sposa che è la Chiesa, e che sono quelli che tu contatti, che sono quelli che tu battezzi, quelli che tu conduci alla vita nuova attraverso il tuo annuncio. È bellissimo, cioè ditemi se sto testo non si riferisce a noi, cioè più chiaro di così penso che non si possa. E vi dicevo, ma è già pronta sta stanza, allora perché bisogna prepararla? Certo che è già pronta, perché Gesù è da mo che ci ha pensato a te, perché tu possa annunciare. Tu sei già pronto da un sacco di tempo, perché lui è sempre pronto. Lui è sempre pronto a attirare a sé le persone. Il punto è che nonostante sei pronto, ti devi preparare. E che significa allora a sto punto? Che devi credere che sei pronto. Preparare una stanza già pronta significa credere che è pronta. Eh sì. Cioè perché se no perché bisogna prepararla? Che senso avrebbe? Dice, troverete una sala grande con i tappeti, siamo noi questo, già pronta, la preparate. Cioè tu entri nel santuario del tuo cuore, fai memoria che tu Gesù lo hai già incontrato, che sei già unito a lui, che lui ti ha già unito eucaristicamente alla sua vita, tu sei la sua carne, tu sei la sua carne, tu sei il suo corpo. Allora, se tu sei il suo corpo, preparati. Ma preparati significa non che devi diventare qualcosa che non sei, ma renditi conto di quello che sei e quindi vai. Cioè, perché noi vi stiamo dicendo queste cose stasera? Per prepararvi. Ma prepararvi a qualcosa che non siete o a qualcosa che già siete e che dovete essere, proprio perché già lo siete? Cioè, vi sto fondamentalmente motivando a tirare fuori quello che siete, il suo corpo. Ok? Sì o no? Sì. Sì. Chissà se ci credono veramente. E anche tu che mi stai ascoltando e vedendo da quella telecamera, ci credi? Che anche tu, anche tu, da questo istante, se non domani mattina, non è detto che mo siccome non stai qua, questo non devi viverlo, perché tu dovunque andrai, da domani mattina, che è lunedì o domenica, non lo so che cos'è, nella dimensione in cui ti trovi, però tu sei il suo corpo, insieme ai tuoi fratelli, sei quella stanza, per cui vedi dove devi andare, preparati, preparati e vivi quello che devi essere, ok? Penso che possiamo fermarci così. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Per cui se voi stasera entrerete in città, cioè vi fiderete di questa parola, perché ci ha detto di andare in città, di preparare, no? Eccetera, eccetera. Se voi entrerete in città e obbedirete questa domanda, dov'è la mia stanza? E la cercherete quella stanza dentro di voi, e la troverete perché sta lì, troverete esattamente tutto quello che lui ha detto. E preparerete la Pasqua, perché la vedrete realizzarsi la Pasqua. Vedrete persone che piangeranno davanti a quel corpo immolato per noi, persone che lo incontreranno e che faranno Pasqua insieme a lui e insieme a noi. E allora, Signore, donaci di vivere questa parola meravigliosa che ci doni, di credere fino in fondo in quello che tu ci dici di essere e che noi siamo. Facci fare Pasqua con te.
facci mangiare te, facci rendere conto che mangiando ti siamo te. Perché ci rendiamo conto che tutti quelli che incontreremo non incontrano noi, ma te. E perché attraverso di noi possano unirsi a te. Perché tu questa sera ci dai la grazia di essere il talamo nuziale in cui tu ti unisci a quelli che incontrerai. Siamo la tua mangiatoia, il luogo in cui la gente potrà mangiare te e diventare esattamente come noi.